tanto piacere, tanto piacere, tanto, tanto piacere, tanto piacere, è tutto mio, tanto piacere, un giorno o l'altro ti voglio rivedere, tanto piacere, ti dico tutto e tu fammi sapere, che bella cosa essere amici. Tanto piacere, un giorno o l'altro ti voglio rivedere. Tanto piacere, sono curioso, ho voglia di sapere. La, 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 la. Tanto piacere, tanto piacere. Tanto, tanto piacere, tanto, il piacere è tutto mio. Tanto piacere, un giorno o l'altro ti voglio rivedere. Tanto piacere, a proposito, tanto piacere. Buonasera, buonasera, benvenuti, benvenuti. Ricomincia Tanto Piacere, è la prima puntata e quindi benvenuti a Tanto Piacere, a voi qui presenti e a voi a casa. Oh, abbiamo ricevuto tantissime lettere che chiedevano di spostare l'orario. Dato che appunto Tanto Piacere è un programma a richiesta, noi vi abbiamo accontentato, ma non solo. Abbiamo cambiato il giorno da mercoledì alla domenica, abbiamo cambiato il canale dal secondo al primo. Abbiamo cambiato appunto l'orario dalle 19 alle 18, però state tranquilli perché non è cambiato lo spirito, cioè, voi scrivete ancora, noi vi accontentiamo e saranno soltanto le vostre lettere appunto a determinare gli ospiti presenti qui, puntata per puntata. Per il resto è tutto uguale. Quasi. Ad esempio, per chi se lo ricorda l'anno scorso, noi l'anno scorso avevamo il puff, ti dispiace alzarti un attimo? Seggioline, soldi quest'anno, seggioline con schienale per appoggiarsi, con cautela, perché sono sempre seggioline, ecco fatto, appoggiarsi. Oh, poi è cambiato l'impianto scenico, che come vedete è più grande, siamo più larghi, poi è così, più elegante, con tutte le lucine, proprio più arioso, è una cosa veramente importante. E non è cambiato molto altro, cioè, io sono sempre io, Claudio Lippi, ecco, un anno di più, qualche ruga, un pochino più di esperienza e tantissima paura. Un'altra cosa importante è cambiata invece, che spadatone, è cambiato il complesso, prego. Ecco. Il complesso alla cui guida quest'anno c'è il maestro Tony De Vita. Caro Tony, tu che strumento suonerai quest'anno? Scusa. Ma io penso che suonerò il pianoforte. Bello, bravo, in effetti sì. No, adesso ti chiedo questo, perché l'anno scorso Pier Giorgio Farina suonava il violino, capisci? Io suonerò il pianoforte, che vuoi che ti dica? Sì, non vorrei essere noioso, è che Pier Giorgio Farina suonava anche il flauto, hai capito? Ecco. Il flauto, ma sì. Io il flauto ce l'ho. Nino, fai un po' sentire. Hai sentito che flauto? Beh. E poi ho il Sandro all'organo, Giuliano al basso, Sergio alla chitarra e poi il mio amico Robertino alla batteria. Sì, però... Però che cosa? Però... Ma senti, ma tu non sei mai contento però. No. Però un bel niente. Ho anche un coro nascosto. Via coro! Buonasera. Molto piacere, tanto per piacere, fare un po' mio. Diverso. Ecco, cominciamo subito il diverso. Tanto piacere, Raffaella Carrà. Come io stai? Io benissimo, ben, Lippi, sì, vero? Sono dunque, un senti, po'... Dimmi. Io sono venuta qua perché devo salutare da un po' di tempo questa parte, me lo lasci fare?
Sì, sì, io non so, ma tu sei padrona qui, perché veramente, perdonami, ci sono arrivate tante richieste per te. Ma, ti ringrazio. Ma veramente tante. Può sembrare così, dirlo è inutile, davvero. Una valanga, una cosa impossibile. Adesso vedremo dalle domande che mi faranno. Sì, purtroppo qui sono pochi di quelli che rappresentano però l'altra moltitudine. Certo, certo. Il fatto è questo, scusami, una piccola preoccupazione. Sì, perché dimmi. Parlano, scrivono in tono talmente entusiastico, giustamente di te, che mi è venuto il dubbio che preferiscano che sia tu a condurre la trasmissione. Quindi. Ma per carità, ma perché dici così? Facciamo un bel applauso a Claudio Lindsay che si merita. A parte gli scherzi, sei veramente bravo, simpatico e non ti conoscevo sotto questa veste, vai benissimo. Fra un po' mi prenderai il posto tutte quelle canzonissime. No, è difficile che possa prendere il tuo posto per un problema di gambe, perché io faccio schifo con le gambe scoperte. E anche qualche altro, insomma, diciamo che fisicamente sono un po' più rotondina, insomma, un po' meno, Sei più bella. Sono femminuccia, dai. Senti, allora, dunque, diciamo una cosa. Ah, ecco, dicevo prima che devo salutare, perché sono andata via io dalla televisione io non vorrei sembrarti villano, ma devo ancora interromperti. Perché tanto piacere è un programma in cui ci si parla proprio personalmente. Quindi se vuoi salutare, ti porto io a salutare il tuo pubblico uno per uno. Anche tutti quelli che ci stanno guardando adesso? Quello dovremmo organizzare dei pullman, dei viaggi particolari. Dicevo, il tuo pubblico. Vabbè, ognuno rappresenta un milione, insomma, po' troppo, forse, ma insomma. Sì, una percentuale che adesso poi calcoleremo. E devo cominciare pian piano, quella. Uno per uno. Scusami. Loro che sono lontani facciamo così. Sì, ma volevo dirvi che abbiamo un'ora, non è molto. Cerchiamo di condensare il tutto, incominciamo da questa parte, poi veniamo da questa, facciamo una cosa stasera. Se volete approfittare, tra l'altro, nel conoscerla, molto lieta. Fate le domande, farmi domande. Poi andiamo via. Domande, sì, più che domande io le volevo dire una cosa che proprio ci stava girando intorno. Oddio. Lei ci combina dei grossi guai in famiglia. Che inizio! Mia nostra figlia adesso è sposata, però quando era fidanzata ancora e si trovavano a casa, a casa nostra, le esclamazioni d'ammirazione del fidanzato provocano sempre certe slette da parte di nostra figlia. Ah sì, ma si sono sposati, sono felici, per meno male. Forse l'ammirazione per lei non la guarda. Però non mi guardano più. Sì. Oppure continuano a guardare. Sua figlia ha fatto molto bene, però gli ha dato due schiaffi e l'ha svegliata. Hai gonfio adesso il marito. Ma sei già ripreso. Comunque, un rimprovero molto gradevole, anzi io la ringrazio. Però stranamente i miei ammiratori sono i bambini, quindi. No, 23 anni. Ma non sembra. 23 anni lui. Ma che lei in fondo. Grazie. Io non mi sono tratto. È tanto piacere, vogliamo conoscerci. Ah sì, certo. Ciao, 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 ciao. Ma proseguiamo, mi raccomando, le domande se vuoi. Mi chiama con lo snap, ci andiamo da questo signore un attimo. Sì, no, è il fatto che vogliamo intanto conoscerla direttamente. Sì, andiamo a conoscerla direttamente. Scusate un attimo. Buonasera, molto lieta, piacere. Avete curiosità voi? Avete? Signora, mi perdoni, qui c'è un piccolo. Deve parlare più forte, molto più forte. Grilli. Abbiamo molto piacere di vederla. Si ricorda? È la prima volta che vengo in uno studio del televisivo, quindi è una bella soddisfazione. La ringrazio. E poi anche il mio bambino che ha 28 anni la trovo molto simpatica. Beh, stasera è un successo. È cresciuto il bambino. Complimenti alla mamma. Contenta. Tanti auguri, grazie. Signorina, ma guarda chi c'è. Massimo Ranieri. Dunque, Massimo. Dunque, io ne approfitto per andare a salutare. Salve a tutti! Nessuno può tenere Massimo Ranieri. No. Tutti. Però forse... Piacere a te, come stai? Benissimo. Bene. Ti devi calmare, però. Lo calmiamo immediatamente. Con che cosa? Calmiamo immediatamente con delle lettere, Raffaella, che vorrei leggere e commentare, magari con te, naturalmente, con tutti voi. Sentiamo. Massimo Ranieri, l'ho già detto per Raffaella, in effetti siete forse i due più richiesti in questo momento. Non ti allargare su questa cosa. No, io ho detto in forse, senso? Infatti limito la cosa. Lei subito ha capito. Non dico non ti allargare, perché può essere pericoloso per te. Oh là là. Cioè può essere determinante alla fine di questo spettacolo, anche ad andare oltre, puntata per puntata, puoi anche andare via se continui così. Tu perché? Sei la preferita, noi siamo i preferiti, tante lettere per voi, e va a finire che poi... Ah, che rimanete voi? Isaac,
Ho capito. Questo è determinante nel decrescere, perché io penso di poter far spazio. Se tu fai schifo con le gambe nude, io non riesco. Ma io l'ho detto così, non facciamo adesso. Senti Massimo, poverino, lui adesso sta in ascesa. Sì. Ragazzi, mi batte, qui non c'è possibilità. Possiamo anche condurre noi questo spettacolo. Massimo Carrà. Una persona sola siamo praticamente, quindi tanti auguri. Siccome il contratto ce l'ho ancora io qui, almeno questa la finisco. Va bene. Questa la finisco. Adelina Ripoli di Acciaroli, ad esempio, scrive, fra le altre cose, che vorrebbe tanto vedere, io sono la sua ammiratrice. Una. lei è la più. Una. È la più. No, tu cosa pensi? Non è più perché ce l'hai, guarda, molto carina peraltro. Saluta, sì, fai ciao. Ah, ci siete voi, mi raccomando, poi sfruttatelo. Poi... Poi un'altra originale è questa di Laudando Carolina di Firenze, che dice: forse sono l'unica a scrivere per richiedere Ranieri. Beh, non è possibile. Questa è un po' presuntuosetta questa ragazzina. Poi chi richiede, Massimo, perché sei anche voi di là, Volete, signora, sì, signora, finiamo un attimo. Io ho fatto un piccolo giro. Finiamo un attimo questa cosa. E definiscono Massimo irresistibile, mondiale, super bello, super simpatico, il meraviglioso, il dolce, il tenero, il fantastico, il fusto, l'affascinante Massimo Ranieri. Posso fare concorrenza di loro? Sì. Sì, sì. No, io non ti tratto mica male, sai, stai bene, quello irresistibile. Firmato i Ridi Sempre di Palermo, non tu, loro. Sono un gruppo, sono tanti. Beh, questo l'ha firmato lui. Questo è una cosa, tu per chi squadra tifi? Beh, per chi posso rifare, scusa? Per il Ciuccio. No, signora, non è d'accordo, perché? Ecco, invece... Io devo ammirare, guarda, la tua carineria di questa sera, hai messo anche una camicia del colore della mia squadra, celeste. Poi dice: vorremmo Massimo Ranieri perché assomiglia tanto a nostro fratello, solo se si fa crescere i baffi. Ora, Raffaella. Non so. Ah, vabbè, che noi non conosciamo il fratello. Quando lui... Biondi, no. Non mi vengono. No, speriamo che nell'ora di trasmissione ti crescano. Mi crescono, io spero. Ma poi lo perdiamo, va a fare il fratello di queste ragazze, poi? E poi tornerà, non so, con queste, tornerà con le ragazze. Dunque, e poi soprattutto le maggiori richieste vengono da tuoi concittadini. Certo, concittadini Napoli non si smentisce mai. Mai. Che mai. Rivedono appunto in te, Massimo. Magari, certo, perché in Emilia Romagna non sono poi così. Sì, vero, io certo. Napoli, vieni di qua, Massimo. Sì, signora mia bella. Mamma mia, ma se lo vuole sposare, le basi. Adesso arriva. Però sei un po' ingrato, se quella signora lo vuole. Arriva, c'è una signora che lo chiede ad alta voce. Però prima Massimo eseguirà. Io immagino che appunto questi miei concittadini mi richiedano delle canzoni indubbiamente napoletane. Certo. Per cui io ho riunito due o tre canzoni napoletane in un piccolo popurrì, che spero che piacciono, sono quelle che io sento di più e spero che anche voi le sentiate come me. Certo, bene, ci grazie. Sediamo, quindi guarda, accompagnato da Tone di Viva, silenzio. Massimo Ranieri. Grazie. Vasce padrona crudela, quanta sospira mai fatto ietare, marda stu cor com mana cannela, bella quanta senta. Poi piglia l'esperienza della neve, la neve è fredda e sopra maniare, e tu come si tanta sprecrudela, guardami vire e non mi vuoi aiutare. Muoratemi vire e non mi vuoi aiutare.
sto crescendo un bello gradillo, quanta cosa che la giambarà. Ad aire da chi ste da chi l'immasciato boma da portare. Siente capello mio lo cannando, c'è una casa una ninna ci sta. Tu la vira che non è distante, che la ninna da ira truva. Si è fatta una veste scollata, un capello coi nastri che rosa. Stiva a mezza tre o quattro chantose e parlava francese. Fui la triera che t'ha incontrato, fui la triera tu l'età, signor sì. T'ha voluto bene. Distrattamente chiama me. Ho trovato certi fronni rosi rindano libere messe e mi sono ricordate tante cose. Ho pensato a esse, quanto era bello, quanto mi ha voluto bene, che bene lo volevo. Coppa sti fronni con maggio di agnuto, frenarmi non potevo. Muretto in un Natale, nascendo bambaniello esso muretto lo più brutto di male. Iettaca. Io mese prima mi dicetto. Io me ne vago. A stata se ne chiudo. Non tengo più speranza. Sto solo miccio miccio mi saluto. Com'è fredda sta stanza. E io le diceva, non avevo paura. Che sono questi pensieri? Ancora chiagno con una creatura. Manca sto fatto. Fosse stata ieri. E tu lo sai, io
ricordate lo giorno che stiva a me vicino e ti scorrea non sino lì lacrima così dicista a me non chiagnere che tu lo mio sarai io. La notte tutto dorme, ma io che vuo dormire, pensando a nenna mia, ma senta sciovuli, li quarto d'ora sono, a una, due, a tre, io te voglio ben assai. Dunque, Raffaella, ho molte letterine anche per te sì. qui in tasca. Però prima di leggere queste, vorrei leggertene una particolare. Sentiamo. Viene da Gino Giuliani di Arezzo, il quale ti trova, dice anch'io, la trovo bravissima e molto simpatica, e anche una vera professionista del canto e del ballo. Sì. È una soubrette completa. Peccato che non sa suonare. Oh. Beh, ragazzi, ma non siamo mai contenti qua. No, in effetti, molto probabilmente, io credo faccio l'interprete del signor Giuliani, probabilmente riuscendo tu a fare tante cose, si pretende ovviamente sempre qualcosa di più. Tu ne facessi una e dici, vabbè, brava. Sì, certo, cioè, certo, certo. Adesso mi mette in un grande ecco, qui imbarazzo, perché io ho preparato una cosina, come ben sai. Una cosina? Oh. Ho studiato per mesi e mesi, ma sì, poi con grossa fatica. Suonare perché... che cosa? Perché, per esempio, l'arpa è già difficoltoso. Non so, l'oboe. L'oboe, contro il nome. Contro il fagotto lo lasciamo a Degoli. Certo, certo. Si può suonare il pianoforte. Sì, anche perché è l'unico. Che no, abbiamo. Ce ne abbiamo parecchi peraltro. Sì, ma insomma... pare che non si stacchino proprio loro dagli strumenti. Sono attaccati. Comunque, cui, senti, vabbè, assieme a Tony De Vita faremo una cosa. Ma io suono con un dito solo, perché per suonare con 10 dita ho bisogno di... So, una decina d'anni perlomeno. Incominciamo allora adesso. Con dito sbagliato poi, perché sbaglierò, credo. Sì. Ecco, l'istruttore. Ma questo signor Gino, tutto per lui, perché in realtà non è previsto che io suoni da nessuna parte. No, è vero, hai ragione. Comunque questo dimostra quanto Raffaella sia professionalmente preparata, perché addirittura per accontentare il signor Giuliani, che è uno... Ma questo non è una cosa professionale, è una cosa gentile, diciamo così. A rischio e pericolo. Ne azzeccassi una io stasera. Vabbè. Comunque... Allora vogliamo sentire Raffaella accompagnata dal maestro. Ecco, sì, Bella. Perché senza De Vita... Naturalmente non si sta bene. Stiamo qua. Vieni a viva, prediletta. Ragazzi, voi aiutatemi, non si sa come, ma qui io mi sbaglierò, perché c'è il dito che trema, tra l'altro. Oggi non tremava, adesso trema. Perché? Vabbè, proviamo. Comincio a dare il via agli amici. Comincio a dare il via come una vera musicista, guardate. Poi sbaglio. And one, and two, and three, and four. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Insomma, sembra facile, ma non è. Anche la nota nera, Che swing, ragazzi! Thank you.
mi fa un male tremendo. Raffaella. Un male tremendo. Raffaella che... Grazie De Vita, sei stato veramente fantastico. Grazie infinite. Vengo, Raffaella, vengo. Raffaella, ce la fai? Sembra stupido, ma io... Io? Ho il cervello che fuma per il giochino lì? No. Non mi prendete in giro. Ma no, Raffaella, guarda, in effetti per una che non ha mai suonato, poi con non so un neanche dito... quali sono le note bianche e le note nere. No, quelle bianche le conosco, quelle nere no. I colori almeno li vedi? Sì, sì, quelli sì. No, perché... Dunque, Raffaella, veniamo alle domande. Facciamo un po' di domande, veniamo sì, certo, domande. Io sono qua per perché loro, andiamo tempo, da loro. Poi purtroppo che con la storia del tempo non riusciremo ad accontare. Ecco, dica. Vediamo il signore. Sì. Avviciniamoci. Andiamo da un signore prima, poi dopo vengo da lei, signore. Lei è così, magari non so, sarebbe meglio. La femminilità è una autentica, proprio rappresentante della femminilità italiana. Andiamo dalla signorina, sì, che permette già si sta che, irritando questa sì, signorina. Sì, un po' nervosa, poi veniamo. Mi dica, buonasera. Lei preferisce come pubblico i bambini o le persone adulte? Le persone Guardi. Adulte sono un po' malignette, mentre i bambini sono più innocenti. No, le devo dire che personalmente io ho uno strano risultato. Ed è questo, che quando io lavoro naturalmente mi rivolgo alle persone adulte esclusivamente, perché sì, a parte una volta che ho fatto Maga Maghella, ma generalmente io faccio cose, canzoni per ragazzi, per grandi, adulte chiamiamo. Ecco, però i bambini seguono questo mio discorso. Quando io ho provato una volta sola a fare una canzone per i bambini, senta, mi creda, non è successo niente. Non è piaciuta. Non, niente, ecco. niente, assolutamente. Senta, quindi comunque... quando io sono come sono, evidentemente hanno una specie di, così, di trasporto, per cui mi seguono anche muovendomi per gli adulti. Insomma. Senta. Dica. Grazie. Scusami, Raffaella. Senta, sì. Molto piacere. Molto piacere. Senta, qui si è messo sempre in risalto l'aspetto fisico, che è molto bello, quanto è bella la signora. Chi non lo dica lei, perché dice bella a me. Senta, ma tra tutte le attività che lei ha fatto, qual è quella in cui si reputa più... più brava, insomma. Più brava? Cioè, lei balla, canta, sì, recita... Sì, ecco, per me è una cosa sola. Cioè, praticamente si raggruppa il parlare, cioè recitare praticamente, insomma, il cantare e ballare in una espressione unica. Cioè, fare spettacolo leggero per me significa questo. Quindi non scindo mai le tre cose. Ma il momento più bello, poi velocemente perché rispondo ad altri, è quando nasce uno spettacolo, quando tu dai delle idee, quando praticamente si collabora per far sì che questa cosa prenda forma. Quando è fatta, poi... Praticamente come avere un bambino, quando è nato è piacevole, però tutto il tempo di preparazione è meraviglioso. Bella risposta. La ringrazio. Arrivederci. Grazie a lei. Sì. Abbiamo avuto... Vogliamo... Basta? Vogliamo... C'è Ranieri che... Sì, ecco, sì, ecco, ha ragione. Massimo. Ha ragione, signore, le mando subito. Senti. Ah, lei voleva Ranieri. Allora, c'è una cosa, Raffaella. Adesso io mi siedo. C'era però... Ecco, se ti vuoi sedere magari accanto a Massimo. Vi dispiace? Ma lui è voluto da queste signore? Sì, oh, e c'è il momento per Massimo. Io a questo punto c'è mi fai una cortesia. Certo, è chiaro. Dovremmo passare all'angolo della posta. Hai bisognino? Non lo so, vi dispiace farvi compagnia e sedervi un attimo accanto e noi passiamo alla posta. Ed eccoci alla posta, alle vostre lettere. Oh, quest'anno abbiamo fatto quest'angolino della posta per accontentare tutti coloro che ci richiedono degli artisti non presenti. Io ho una buca, come si chiama? Casella postale alle mie spalle, che è opera del nostro scenografo, Zikowski, è un nome un po' difficile, l'ho pensato, e che è però un simbolo. Un simbolo in quanto non potrebbe contenere ma neanche un decimo di un centesimo di un millesimo, è vero, delle lettere che ci arrivano. Contiene solo, adesso guardate, dove l'avete mai visto? Specchi e tutto quest'anno veramente molto bello. Contiene un elenco di richieste. Quest'anno noi speriamo di accontentare tutti coloro, io ho un pochino di fiatone, perché ho fatto 8-9 chilometri per arrivare qui e non dovrei farlo vedere. Dunque, le prime richieste di quest'anno ci vengono da Ivana Marsella da Falvaterra e da Anna Peano, sono due lettere abbastanza originali, che chiedono Luigi Tenco. Luigi Tenco, le cui canzoni, dicono, sono sempre attuali. Donatella Pelliconi o Pellicani. Pelloni magari. No, Pelliconi. Pelloni era. Sì. No, è Donatella Pelliconi. Donatella Pelliconi, sì, Pelliconi. Di Bologna però, di Imola.
E dice Raffaella, se non l'aveste sentita, che lei è nata a Bologna. Dunque, dice questa Donatella, fa questa domanda: è vero che andrai in Francia perché in Italia è un periodo che hai poco successo? No. Sempre Raffaella. Raffaella, dovete notare che si rispondono fra loro, cioè Massimo dice una cosa e risponde Raffaella e viceversa. Raffaella. No, beh, io vado in Francia perché... Ti piace? Ai tempi in cui, tanti anni fa, in Francia un mio disco andò molto bene. Ed era L'amore un attimo, la canzone che presentai all'Eurofestival. Beh, credo che sia andata meglio lì in Francia che qui in Italia. E da lì, diciamo che è nato anche lì Massimo Ranieri. Adesso io vado in Francia perché mi chiamano in Francia, ma io qui in Italia sto benissimo, non è che perché qui in Italia non ho successo. Tra l'altro, non credo. Hai delle ammiratrici di questo tipo. Prego, il Signore sta in cielo. Mi dica. Senti, io ti volevo chiedere se ti ha portato... portato guaio perché non sei, insomma, perché sei entrato terzo a Canzonissima. No, ero secondo. Tanto per chiarire. Perché c'è terzo perché c'è tu in Santana, esatto. Comunque tu sei secondo, se ti ha portato con nessuno. No, la cosa mi ha fatto molto piacere perché per i bookmaker, no? Come si dice, per i bookmaker, gli scommettitori, è stata una brutta botta per loro, perché quando mi davano per favoritissimo, ecco, proprio a ecco appunto, alla pari quasi, mi davano per favoritissimo, io ho perso, ed è successo anche 3 anni fa alla Canzonissima dove vinse Nicola Di Bari. Quando mi sono ripresentato con Erba di casa mia, che partecipò anche Morandi, e non ero favoritissimo, eravamo Morandi ed io tra i favoriti, i probabili vincitori, primo e secondo. Quest'anno che ero favoritissimo, ma dai, ma figurati, le solite paccate che danno. Che brutto vizio. Di dare le paccate. Ed ecco lì che non ho vinto e io me l'aspettavo, io ero sicurissimo. Quando sono troppi galli a cantare, come si dice? Non lo sai, a Napoli si dice. Ormai io ero. Ecco, allora, andiamo avanti. Mi piace ballare. A me ballare? Ma come? Cioè ballare con una ragazza? Non so, lo shake, quello che ti piace. Quelle cose da giovanotti? No, oramai, vedi. Scusa Massimo, ti piace portarti un attimino? Scusate, mi seguite Massimo? Non fa per me il ballo. Mi rifai per favore quel passo? Quello che hai voluto fare? Questo qua? Hai capito adesso come balla? Ecco, allora non è il caso. Passiamo. Allora ti piace praticare uno sport? Sì, io dunque vado a cavallo e giochicchio a tennis, gioco molto bene a ping pong e vado e gioco a pallone, ecco, tutto qui. Beh, il pallone grazie. È primo. Bravo. Grazie a voi. Ecco, vogliamo andare dalla signora. Eccomi qua. Signora, buonasera. Come va? Bene. Mi dica tutto. Io non ti chiedo niente. Voglio solo un bacetto. Ecco fatto. Vuole fare una domanda? Approfittiamo che siamo qui. Eccomi, arrivo subito. Sì, eccomi là. Perché evita sempre le interviste con i giornalisti? Io non li evito i giornalisti, cioè li evito alcuni giornalisti che scrivono che sono pseudo giornalisti e che scrivono per pseudo giornali, che non sono nemmeno giornali, sono giornali solo che pensano a fare solo lo scandalo e basta. Tanto se io dico rosso, sono sicuro che poi leggo bianco, rosso e verde. Beh. Andiamo da una signora. Eccomi! Buonasera, tanto piacere signora. Questo non ascolta loro. È un bravo attore. Come si esprime di più? Come cantando, come attore? Ma io quando faccio una cosa, anche giocando a pallone, che a volte vengo ripreso dai miei amici, anche quando gioco a pallone io do sempre tutto, sempre me stesso, in tutte le cose che faccio. La ringrazio. Ma Massimo, vorrei chiederti una cortesia. Sì. Prima di passare a queste altre domande, dovresti dedicare una canzone, che poi quella di Canzonissima, e poi finiamo con queste domande, perché ce l'hanno richiesto in troppi. Bene, allora, dedichiamo... Sì, signora. Signora mia bella. Oh mamma. Vabbè, questo comunque è il pubblico di tutti i modi. Scusate. No! No, volevo ringraziare Claudio, sia Alberto e sia Leone Mancini. Alberto Testa, sia Leone Mancini, che sono stati così carini ad invitarmi a questa trasmissione simpaticissima, veramente. È tutto un divertimento. Anche per la signora. Anche per la signora. Ci sono i baci, le cose, le menate, le paccate. Comunque, fa piacere, ti ringrazio molto. Grazie a chi ti ha richiesto di aver permesso di averti qui e a te di richiedenti. Vediamo, ecco, a questi richiedenti vogliamo dedicare questa canzone. Io questa canzone la vorrei dedicare a tutte le donne, non in questa sala, ma a tutte le donne d'Italia, proprio del mondo. Ecco. Ed è per una donna, anche perché è una canzone, anche la canzone lo dice, per una donna. Noi per una donna, gli uomini si alzino in piedi, noi per una donna nasciamo, viviamo e forse moriamo pure. Ed è giusto che la dedichiamo a loro. Ecco, per una donna... Quindi grazie a nome di tutti coloro che te l'hanno richiesta, Massimo Ranieri, per una donna. Grazie.
quando lo lasciasti lì come un ridicolo Pierrot. Bella mi guardasti e già gli somigliavo un po'. Avevo un'anima da vagabondo, adesso no. Quando questo amore è una battaglia fra di noi, e dopo come un cucciolo addormentata stai, gioca la mente mia con un pezzetto di poesia per una donna. Respirato sere azzurre ad aspettare due pupille chiare e la tua mano che ogni momento cambiava idea per una donna. Ho chiuso gli occhi ed ho baciato il muro dove prima c'eri tu. Te lo ricordo. Addio, dovevo scegliere il suo seno oppure il tuo per dormire, per piangere. Rubavo a casa mia la ninna nanna e la poesia per una donna. Ho consumato sere azzurre ad aspettare due pupille chiare. Quando tornavi e con un velo vestivi le tue bugie per una donna. Ho chiuso gli occhi, ho riso, pianto a far l'amore, eppure adesso canto. Canto la vita, sabbia fra le mie dita, fermarla non puoi. Amore mio, il tuo passato sono io, e quanti sbagli rifarei per una donna. Correva a 150 per la città. Aveva una tuta di pelle, un'alta cintura alla vita, sembrava un guerriero cattivo dell'aldilà. Faceva un rumore infernale, passava e faceva paura. Correva a 150 per la città. Tremavano i vetri di casa, scappavano donne e bambini, sembrava un guerriero cattivo dell'aldilà. Passava e faceva paura,
tremavano i vetri di casa, nessuno prendeva la targa, nessuno sapeva chi era. Lui si sentiva sicuro, protetto dal cazzo integrale, correva più forte che mai per la città. Preciso la sera alle sei, la tuta più scura che mai, andava a raduno di amici davanti al bar. La moto gli dava potenza, potere gli dava il rumore, sembrava un guerriero cattivo dell'aldilà. Credeva di essere forte soltanto per via della moto, ma dentro la testa era vuoto o giù di là. Eccolo là, mi viene quasi da piangere. Come farà, come farà, come potrà sopravvivere? Il suo papà, un gran papà, gli ha regalato una fabbrica. Lui non ci va, non ce la fa, non gli interessa la plastica. Sveglia alle tre e c'è un perché, di notte fa le ore piccole. Donne di qua, donne di là, tutto costa troppo caro. Come farà? I soldi qua lui non li ha, si tiene il giusto per vivere. Non ne può più, va su e giù, conosce tutta la Svizzera. Eccolo là, che pena fa, forza, coraggio, aiutiamolo. Uno così, non può finire sul lastrico. Tasse di qua, tasse di là, ma lui non paga una virgola. Chi dice che giusto non è, non si rende conto delle spese che ha. Mille di qua, barche di là, le spese sono incredibili. Fortuna che la nave va con la bandiera di Panama.
Raffaella. È un pubblico fantastico, io vengo sempre qua. Comunque, veramente, il riconoscimento minimo che si poteva fare. Il riconoscimento minimo, sì. Poi ci alziamo tutti che si potesse fare. Anzi, purtroppo poi veramente. Ci alziamo. Sì, io sto guardando con terrore l'orologio. A questo punto, data l'ora, sì. Io purtroppo vi devo salutare. Io corro a casa a vedere la partita. Tu corri a casa a vedere la partita, Raffaella va a ballare. La moquette. Io la vedo per terra con il pavimento freddo. Per quanto invece riguarda noi, grazie, quindi signori e signori. Grazie a tutti, grazie, grazie a tutti, a te. Arrivederci, grazie. Bravo. Molto carino, grazie a Raffaella, grazie a voi tutti. Non posso finire senza dire la frase parte insieme a voi che ha fatto tanto piacere. Sigla! Tanto piacere! Arrivederci! Molto lievi! Ricordatevi il nostro indirizzo per chi ci scrive, tanto piacere, Rai TV, via Teulada 660095, Roma, aspettiamo le vostre lettere. Tanto piacere, tanto piacere, signori, tanto piacere. Ah, e per chi telefona? Per chi chiama da fuori Roma il prefisso è 06. I numeri sono 3598518, 350625, 358195. Tanto piacere. Tippity.